Benvenute a tutte e a tutti in un nuovo video. Questo sarà un video dove voglio parlarvi come faccio io a eliminare la polvere e i peli animali sulle superfici dei pavimenti, quindi appunto sui pavimenti. Chi mi segue già da un po' saprà che io ho 3 gatti e quindi gestire la casa con 3 animali è comunque impegnativo e si sa che gli animali perdono peli. Quindi oltre alla classica polvere che si forma comunque tenendo le finestre aperte, con lo smog comunque che si deve formare, naturalmente andiamo a trovare anche dei peli. E spesso e volentieri, dato che i gatti hanno molti ricambi di peli, troviamo proprio dei veri cumuli, delle vere palline di pelo, e quindi comunque è importante andarle a togliere per tenere la casa pulita, e comunque perché anche chi non ha animali presumo che spolveri il pavimento. Perché attenzione, una cosa è passare l'aspirapolvere, che comunque raccoglie la polvere, raccoglie tutto, o semplicemente la scopa tradizionale, una cosa è andare proprio a catturare la polvere. Che cosa faccio? Io ho fatto una bellissima scoperta, è già da qualche tempo, ma ho deciso di testarlo bene, anche se qua su YouTube da tutte le parti se ne sente parlare, ho deciso comunque di dare anche la mia opinione soggettiva, obiettiva, scusatemi, obiettiva ma anche soggettiva, perché questo è il mio parere personale, su un prodottino che è lo Swiffer. Lo Swiffer è questo. Io ho proprio il bastone per eliminare la polvere dal suolo ed è questo, bastone qui. Lo Swiffer così lo trovate in confezione, ad esempio, da Ipershop, Tigotà, Sapone o nei supermercati. Io l'ho pagato 11,90€, mi sembra, insieme a qualche pannetto che viene dato in dotazione. E in più ho comprato già una confezione di ricariche da 20, appunto, di questi Capture qua. Mi trovo veramente molto bene perché cattura veramente la polvere, i capelli, i peli, tutto ciò che è sul pavimento, e al contempo stesso va anche un pochino a pulirlo, perché voi andate a passarlo appunto con questo pannetto che potete utilizzare sia così asciutto che volendo anche leggermente inumidito. Io sinceramente preferisco passarlo asciutto e poi andare a passare la cera sul pavimento con la lucidatrice, perché passarlo umido comunque sul marmo non mi piace. Devo dire la verità, è veramente super efficace. Vi faccio vedere un attimino, per chi magari non lo conoscesse ancora, com'è fatto. Allora, il pannetto si presenta così, con questa trama un po' nido d'ape, leggermente appiccicosa, perché appunto contiene tutto quello che serve per andare ad attirare la polvere, proprio come diciamo elettrostaticamente va ad attirare la polvere per i capelli e quant'altro, e veramente funziona benissimo. È facilissimo da utilizzare una volta che avete passato il vostro Swiffer in tutta la casa o nella stanza che preferite. Non fate altro che andare a rimuovere questo pannetto e buttarlo semplicemente via. Quindi è veramente comodissimo, perché non dovete stare a lavare, insomma, a preoccuparvi di fare nulla. È veramente un prodotto efficace e vi faccio vedere come si mette. Anche per metterlo è semplicissimo, e poi ve lo faccio vedere all'opera. Allora, basta prendere il bastone. Ve lo faccio vedere di qua, vedete che ci sono questi buchini, in questi buchini vanno incastrati i pannetti. Andate a liberare il pannetto in questo modo e lo posizionate qua sotto, quindi praticamente dovete metterlo così, ok? Poi, dopodiché, cosa fate? Dove ci sono i buchini è facilissimo, perché voi semplicemente andate nei buchini, che devo vedere dove sono, andate a incastrare il pannetto in questo modo. Vedete, è molto molto semplice, basta proprio poco per andare, come vedete, a incastrarlo sia sopra che sotto in questo modo, così lui rimarrà bello fermo mentre andate a passarlo nel vostro pavimento, e voilà, il gioco è fatto. Come avete visto, in un secondo è pronto per l'uso. E direi di farvi subito vedere all'opera il mio Swiffer e il risultato finale.
eccoci qua, come avete visto è veramente facile montarlo e anche passarlo. L'ho fatto proprio così al volo, tanto per farvi vedere, e volevo farvi notare che solo in quel pezzo di corridoio che avete visto il risultato è questo. Allora, come vedete, ha catturato lo sporco, catturato la polvere, capelli e peli vari ed eventuali che erano depositati sul pavimento, e come vedete io posso anche scrollarlo, muoverlo, che non si staccano, non si perdono. Basterà poi andare a rimuovere appunto lo straccetto, il gioco è fatto. Ora io non lo rimuovo perché, come vedete, è ancora utilizzabile e vado a passarlo in tutta la casa già che ci sono. Ma avete visto, è veramente efficace, semplice e veloce, ed è il metodo che sto utilizzando io appunto per rimuovere la polvere, peli e capelli dal pavimento, perché veramente è velocissimo. Tra l'altro, volendo, naturalmente vi consiglio di prendere gli originali, ma esistono anche dei dupe, quindi non proprio della Swiffer, un pochino più economici. Ora io non so se funzionino allo stesso modo, ma questi qua sono veramente fantastici, quindi stra consigliati. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile per voi casalinghe o casalinghi appunto che siete alla disperata ricerca di qualcosa che elimini in modo semplice e veloce la polvere. Vi ricordo naturalmente come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. Ah, vi dico che io vi ho parlato di questo prodotto che stra amo e vi straconsiglio, ma la Swiffer non mi paga. Vedrete un sacco di video sponsorizzati, di collaborazioni pagate di Swiffer qua su YouTube, ma purtroppo non è il mio caso. Non mi pagano e non mi hanno inviato nulla, mi sono comprata tutto da sola. Comunque, dopo questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!